perché avete abbandonato l'aula oggi a Montecitorio? Perché chiaramente qualunque discussione che poi non tenga conto della pregiudiziale di incostituzionalità non ha più senso d'essere, dal momento che la Costituzione non viene mai rispettata in nessuno dei suoi punti e nemmeno per quel che riguarda una legge importante come quella elettorale, chiaramente non ci sembra il caso di partecipare a questo scempio. Sì, ma l'Aula comunque le ha bocciate le pregiudiziali, la maggioranza ha votato contro, e allora? E allora la maggioranza non si pone mai il problema di dover rispettare minimamente la Costituzione, nel senso che la Costituzione vuole dare alla politica del Paese. Come giudica l'affermazione di De Rosa nei confronti delle deputate del PD? Chiaramente De Rosa era sotto pressione. E quello che non è stato detto è stato il fatto che, e questo mi dispiace molto perché secondo me ognuno si deve assumere le proprie responsabilità e Massimo l'ha fatto subito, quello che non è stato detto è stato il fatto che l'hanno provocato, hanno continuato a provocare, a insultare e sono stati comunque altri deputati a cominciare la diatriba verbale. Quindi secondo me bisognerebbe avere l'onestà di dire sì, effettivamente comunque io ho iniziato gridando fascisti, fascisti, eccetera, e a questo punto si va a colpire anche nel passato di Massimo che ha un nonno che è stato deportato, quindi magari si vanno a toccare dei nervi, insomma, tipicamente umani e da lì poi la reazione. Però Massimo comunque si è sempre assunto le sue responsabilità e ha sempre da subito chiesto scusa. Quindi. Come giudica lo spintone, lo schiaffone di D'Ambrosio alla vostra collega? Loredana Lupo. E qui invece assistiamo appunto alla cosa contraria, cioè al fatto di non assumersi da subito le proprie responsabilità. D'Ambrosio ha negato all'inizio di aver avuto questo tipo di azione nei confronti della mia collega. E questo è gravissimo perché alla fine, voglio dire, sappiamo benissimo tutti che le cose sono palesi, si vedono, ci sono i video, ci sono le testimonianze oculari, quindi. Si vede benissimo che lui magari, se proprio proprio volevamo pensare a uno schiaffo casuale all'inizio, poi persiste nell'azione e quindi lì si capisce l'intenzionalità della sua azione. Quindi doveva semplicemente dire sin dall'inizio io volevo picchiare la deputata, appunto, non c'è un'altra lettura.